Radio Mu, la radio che vedo io e che ascolti tu. Radio Mu e Passaparola presentano Ni e la cometa. È una limpida notte. Gli amici di Passaparola sono in cima a una collina, tutti a naso in su. Ecco ragazzi, ormai dovrebbe essere in vista. Oh, che emozione! Non ho mai visto una cometa. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Ma non c'è nessuna cometa, ragazzi. Ma come mai? Il giorno dopo leggo cose terribili, amici. Pare che la cometa sia scomparsa. Scomparsa! E non vedrò mai più la sua scia luminosa. Non abbatterti gusto, troveremo una soluzione. Caro Brico, non ce l'avresti un razzo pronto? Fatemi pensare. Ecco, ho pronta questa caffettiera gigante, ma con qualche piccola modifica diventerà un razzo perfetto. Così, dopo qualche geniale ritocco, partenza! Oh, gli strumenti suggeriscono di andare da quella parte. Ehi, il mio radar capta una presenza pungente nei paraggi. Una presenza pungente? Ma... Bzzz. Oh, santo Cosmo, un'astronave insetto e non abbiamo armi per difenderci. Bzzz. Astronave insetto, eh? Io avrei qui un po' di insetticida per le tarme di bordo. Beh, possiamo provare. Tieni, astronave insetto, respirati un po' di questo. Ha funzionato, ragazzi! E poco dopo... Eccola sulla cometa, è completamente al di fuori dalla sua rotta. Ma perché ha cambiato rotta? C'è qualcosa di sospetto qui. Ecco perché, ragazzi, è quella astronave calamita che la trascina. Ma chi? Ehi, che succede? Oh, questa caffettiera si sfascia. Non resiste al magnetismo dell'astronave magnetica, aiuto! Oh oh, Brico, cosa facciamo? Per dindon, ho dimenticato a casa i razzetti di propulsione spaziale. Ma abbiamo ancora il nostro insetticida, lo useremo come propulsore. Eccoci in movimento, ragazzi! Ora abborderemo quell'astronave malandrina. L'avrei giurato, è il Bieconi che la pilota. Dobbiamo trovare il sistema per entrare. Ho un'idea. Mi trasformerò in allettante visione. Poco dopo... Una sirena spaziale, come resisterle? Io le apro subito il mio cuore e lo sportello. Eccomi, pesciolina interplanetaria! Addosso, ragazzi! Presto, tutti insieme! Bam, pim, pum, pam, paf, patapim, patapum, patapem, patapum, patapam, pim, pum, pam, parapam, bash, bush. E così, dopo la dovuta punizione... Confesso, io ho deviato la cometa per togliere la gente la sua luce gioiosa. Si riporta la cometa sulla rotta giusta, ragazzi! Vium! E così,
anzi con l'astronave fissata a terra, la cometa passa ancora più vicina. Oh, luminosa tortura! Com'è bella! Che bella che viva è. La cometa! Viva la cometa! È bellissima! Com'è bella quella cometa. Oh, quanto è bella! Quanto è bella la cometa! Snoopy, Woodstock e gli alberi. A cosa stai pensando, Charlie Brown? Forse mi sbaglio, ma una volta c'erano più alberi di adesso. Dicono che ai tempi in cui vennero qui i primi coloni, uno scoiattolo poteva andare dalla cima di un albero all'altra, dall'Atlantico al Mississippi, senza toccare mai terra. Hop, 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 hop. Aiuto! Bonk, bonk. O è accaduto un sacco di tempo fa, o quello era uno scoiattolo eccezionale. Se per caso andando a spasso ti dovesse capitare di vedere qualche osso, non ti devi preoccupare. Né gridare a più non posso, né strillare come ossesso, per scheletrico che sia, solo ossa, mamma mia! Uno scheletro cos'è? Un po' d'ossa alla riscossa, uno scheletro cos'è? Un po' d'ossa alla riscossa, se noi fossimo senza ossa, non staremmo neanche dritti, noi saremmo pappalessa dei mollissimi relitti. Per lo scheletro che abbiamo, noi in terra non caschiamo, sono utili le ossa perché reggono la carcassa. Uno scheletro cos'è? Un po' d'ossa alla riscossa. Uno scheletro cos'è? Un po' d'ossa alla riscossa. Bom, 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 bom. Dunque se nel tuo cammino uno scheletro vedrai, prima fagli un bel inchino, così lo saluterai. E poi lascialo che vada lungo la sua lunga strada. Sono solo quattro ossa che si son date una mossa. Uno scheletro cos'è? Un po' d'ossa alla riscossa. Uno scheletro cos'è? Un po' d'ossa alla riscossa. Bom, 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 bom. Ghiaccio rubato. Ottima idea, ragazzi. È da parecchio che non mi faccio una bella pattinata. È così bello scivolare sul ghiaccio dandosi morbide spinte col naso nell'aria gelata. Eccoci attrezzati. Si parte! Più veloci della luce. Andremo nella zona dei quattro laghetti. Sono tutti ghiacciati, uno più carino dell'altro. Ecco, c'è il primo, ma cosa? Il laghetto non c'è più! Ma scusate, sapete niente di questa faccenda? Ma è una cosa strana. Ieri il laghetto c'era e oggi non c'è più. Strano davvero, forse un'improvvisa perdita notturna. Basta chiacchiere, siamo qui per pattinare, ragazzi. Andremo ad un altro dei laghetti. Oh no, anche qui non c'è più il lago. C'è un altro laghetto più avanti, speriamo. Speriamo che almeno quello...
c'è! Evviva! Evviva! Mi scusi, buon vegliardo, ma sa qualcosa sulla scomparsa degli altri laghetti? Nulla si sa. Misteriosa è la loro scomparsa. Dei laghi che scompaiono. C'è da restare perplessi. Ma il divertimento del pattinare distrae i nostri amici. Domani ci torniamo, ragazzi. Il mattino dopo, infatti, vrummeta! Non vedo l'ora di fare lunghe scivolate. Non vedo più il lago, ahimè. È scomparso anche questo. Bah, non possiamo più scivolare, pattinare, pirouettare. Bah, bah, bah. Calma, gente, è rimasto l'ultimo laghetto e noi ci fermeremo qui questa notte a vedere cosa succede. Così a sera, quando i pattinatori se ne vanno, i nostri amici rimangono nascosti. Ehi, sono io che tremo per il freddo o è la terra che trema? Un'enorme scavatrice avanza nel buio. Crunch! Santo cielo, guardate! Sta sollevando tutto il laghetto! E adesso lo porta via! I nostri amici seguono la scavatrice ladra fino ad un grosso edificio. Ghiacciolini, c'è qualcosa in questa parola che mi ricorda qualcuno. All'attacco, gente! Presto sapremo! Pum pam patapum patapim patapam. Ah, ecco il bieconi. Ecco cosa mi ricordavano quei ghiacciolini. Ebbene, confesso, sono io che ho rubato i laghetti ghiacciati, così posso fare i miei ghiaccioli senza fatica, vedete? Questo laghetto è alla fragola, poi ce n'è un'altra alla menta. Fragola o menta li riporterai subito al loro posto, Ni. Così durante la notte i laghetti tornano indietro, alla luce della luna. Evviva! E il giorno dopo, eccoli pronti per i pattinatori, laghetti colorati e saporiti. Non è poi così brutto quando si cade assaggiarne un po', vero? Buoni. Radio Mu, la radio che vedo io e che ascolti tu.